vorrei giocare anch'io un po' con loro. Invece mi fa pulire tutta la casa. Laura ti ho detto non serve, non serve. Ti prenderò più cura di me stesso. Ma perché mi devi fare queste cose? Sei piena di punti neri. Ma da punti neri mi stai mettendo un'altra cosa neri in faccia. Cosa vuoi che cambi? Silenzio. Ma non cambierà niente, Laura. Certo. Perfetto, hai finito. Posso andare a lavare la pasta? No, ma dai, devi farla asciugare prima, no? Ma è già asciutta. Leoncini, guardate com'è bello Popo Mike. Cosa ne pensate voi? Scrivetelo qua sotto nei commenti. In questa casa sono tutti pazzi. Vabbè, io continuo a fare il mio lavoro. Quanto manca? No, manca pochissimo, non ti preoccupare. Vado io? No, facciamo andare Auri. Aurora, vai a aprire la porta. Hanno suonato il campanello. No, papà, non posso. Vabbè, Aurora, vado io a aprire. Vai. Per fortuna che c'è Diana che mi apre la porta, perché io sempre la apro io. Oh, che bello, sembra casa mia. Adesso rispondo pure agli ospiti. Pronto, pronto, c'è qualcuno? Oh, forse devo spingere qualcosa. Oh, pronto? Qua non risponde nessuno e forse avranno fatto uno scherzo. Aura, arrivo! Eccomi, eccomi, Aurora! Ma chi ha suonato il campanello? Non lo so, io ho detto sempre pronto, ma non c'era nessuno. Vabbè, rigiochiamo ancora a scherzare. Oh, ecco qua, ho quasi finito, ma anche non ti preoccupare. Basta, ragazze! Aurora, Diana, ma siete andate a aprire il campanello? Ah, no, no, facciamo una cosa bella, vai tu, sì, per carità. Vai via, oh, così. Oh, lasciamo dare Laura. Cosa sto facendo? Oh, perfetto. Laura, io ho finito anche la maschera. Ho finito anche la maschera, non ti preoccupare, non serve che torni. Oh, chi è che suona ancora il campanello in questa casa? Pronto? Oh, c'è nessuno? Ma perché devono fare questi scherzi maledetti? Sì, sono qua, sono Laura, questa qua è casa mia, ha continuato a suonare, è già la seconda volta. Pronto? Oh, non so più che dire, torno da Mike. Oh, ma perché sono suonando così tante volte al campanello? In questa casa succedono sempre cose strane. Certo che siamo sempre nella casa di Mike e Aurora. Non ci si può aspettare qualcosa di meglio. Oh, fra poco devo andare a preparare anche qualcosa da mangiare. Ma il campanello? Ancora? Oh, ma chi è adesso? Adesso mi scusi. Aspetti un attimino. Permesso? Oh, scusami Aurora. Tiraci su, dai Auri. Oh, mannaggia, chi è che continua a rompere? Sì, pronto? No. Sì, pronto? Chi è? Sono Aurora Battistine. Sono cose da pagare, io non ci sono. Chi è? Non si può. Sì, chi è? Pronto? Ah, perché ci suonate il campanello che poi mi rispondete? Se mi becco di nuovo, mi vengo a dare un cazzo nel culo, avete capito? Oh, questa volta mi hanno fatto proprio arrabbiare, Aurora. Ma cosa ridi? Aurora, sei stata te? No. Sì che sei stata te. No. E perché stai ridendo? Non sono stata io. Mi stai prendendo in giro? No. Tu mi stai prendendo in giro. Mamma, non ti sto prendendo. Ragazzi, ma anche voi siete andati a aprire il campanello, non c'era nessuno. Sì, un tempo di sposto. Prima io sono. Pronto? Pronto? Sentite, qualcuno deve sentire qualcosa. Pronto? 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 C'è nessuno? Non c'è nessuno, ci stanno prendendo in giro. Ma secondo me è uno scherzo di qualche ragazzino, eh. Sapete qualcosa voi due? No, io ero in prima camera con Aurora a giocare. Signora Laura, ma avete provato ad aprire la porta? Magari sono delle scale. Ah, ha ragione, ha ragione. È vero. Non ci abbiamo pensato prima. Io ve l'avevo detto, Leoncini, l'avevo o non l'avevo detto di aprire la porta delle scale? Ah, e bella, mi raccomando, prima di aprire la porta, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina, ma soprattutto lasciate tantissimi mi piace per sostenerci nei video. E adesso, chi apre la porta allora? Io no, io no. Chi vuole? Laura, Diana, Aurora, chi l'apre? Ah, ho un'idea, ho un'idea. Apre proprio la donna delle pulizie. Scusate, oh, scusate, scusate, ci vado ancora. Chi è? Oh, non ci credo, non vorrei essere là. Ciao. Perché sei venuto a casa nostra?
Beh, sono venuto a vedere casa vostra, poi la regina mi ha mandato a vedere Aurora. Che cosa? Scusami, ancora con la regina? L'ultima volta, non lo sai, ma ha fatto un disastro! Praticamente lei ha il vizio di tipo abbracciare le persone, ma così, ma facile. Mi ha abbracciato tipo così l'altra volta, ok? E io non me l'aspettavo proprio, e in quel momento è entrata Laura. Un casino assurdo, e cosa vuole ancora da Aurora, scusami? Voleva vedere se stava bene. Sta bene, Aurora, sta bene, adesso è finito, puoi anche andartene, eh? Ma no, signor Mike, non mandarlo via. No, 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 ha super ragione papà Mike. Ancora con quella regina dei bulli. Ma l'hanno capito che non vogliamo averci a che fare con loro. Oh, non è ospitale così. Almeno un bicchiere d'acqua potevo offrirglielo. Che cosa non hanno offrirgli? Un bicchiere di acqua? Sì, proprio un bicchiere di acqua. No, 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 altro che offrire. Io lo tiro direttamente in faccia e lo mando fuori a calci nel culetto da questa casa. Auri, però questo bullo Giacomo è bello. Sì, tuo papà non lo vuole in questa casa. Perché ti ricordi l'altra volta, oppure no, che l'aveva abbracciato? Sì, ma possiamo portarlo in camera nostra e farlo giocare con noi. No, ma Aurora, se lo invitiamo a giocare con noi, possiamo invitare così tanti giochi che dopo ti sarà simpatico. Ne sono proprio sicura. Vabbè, se lo dici tu, portiamolo in camera mia a giocare. Però adesso che ci penso, dobbiamo trovare una scusa. Aurora, potremmo dire a Mike e Laura che ci sei un ragazzo muscoloso perché ci è caduto un giocattolo sotto il letto. Oh! Bella idea, Diana! Diciamolo subito a papà e a Laura! Sì, un bicchiere d'acqua, grazie a donna del pulizia! Oh. Papà! Papà! Devo dirti una cosa! Sì, hai ragione, Aurora! Cosa volete dirmi? Che noi dobbiamo trovare un ragazzo muscoloso... Tipo che, papà? Perché c'è un caduto, un giocattolo sotto il letto! E ha ragione, Diana! State parlando di me, di un ragazzo muscoloso? Sì! Va bene, allora vado io. Laura, che ne dici? Potrei andare io, no? Vieni in casa! No, aspettate un secondo. Allora, te col bicchiere d'acqua non ci siamo proprio. L'hai capito che devi andare via da questa casa. Mike, forse devi farglielo capire in qualche altro modo, sai? Gliele suoni tutta la giornata? No, forse è il modo migliore. Però in qualche modo devi convincere ad andare fuori, ok? No, Mike, tu non puoi venire. Ti ricordi che hai male alla gamba? Non puoi fare sforzi. Ma guarda che sta tornando quasi normale, ragazzi. Hai ragione, Diana. Come Giacomo? Come Giacomo? Perché tu hai male alla gamba. Ma in effetti, dato che Leoncini, dato che è arrivato in questa casa, tanto vale sfruttarlo. Laura, che ne dici? Beh, dai, in effetti, con tutti i danni che hai fatto da bullo, potresti anche aiutare Aurora e Diana con il loro gioco in cameretta. Beh, a me va bene. Tanto con questi muscoli riesco a spostare tutto. Sei sicuro? Sì. E vedi di comportarti bene, perché non ho intenzione di sentire litigi, urla e qualsiasi altro casino in questa casa. Beh, te l'ho detto, sono buono ormai. Lo spero proprio. E vai! Dai, Auri, prendiamolo e dobbiamo portarlo in camera. Ok, andiamo. Oh, questa casa proprio non lo capisco. Laura, ma sei convinta della tua scelta, sì? Certo, Mike. Tu non potevi di certo farcela con quella gamba. Lo sai che ti fa male e non puoi fare tanti sforzi. Quindi l'unico uomo in questa casa in questo momento è proprio Giacomo. Ho capito. La mia gamba sta migliorando, però non sta peggiorando, Laura. Io non mi fido a lasciare Aurora e Diana, due mie figlie, con quel Giacomo. Bisognerebbe mettere una spia, Laura. Sai cosa faccio? Vado io di là e le controllo. Che ne dici? Ma no, Mike, non fai bene te. E loro capirebbero subito di cosa si tratta. Servirebbe proprio una persona ingenua di cui non sospetterebbero mai. Tipo... Oh, lei è perfetta. La donna delle pulizie. Non è che dopo ci chiedono un extra. Ma che cosa stai dicendo, Mike? Ma che extra? Ehi, tu! Ascolta una cosa, sai che c'è Bullo Giacomo, poi c'è Aurora, ci sono Diana che stanno giocando in cameretta. Sì. Che ne dici se vai anche tu? Poi fai finta di niente e se succede qualcosa ce lo riporti. Ok. Ci sei? Sì. Oh, che bello! Dai, vai, vai, vai pure, Matilde. Mike, è perfetta questa ragazza. Laura,
poverina, si sentirà a disagio. Almeno gli hai detto di levarsi il grembiule e quelle cose là. Oh, non vorrei che si sentisse in un posto nuovo, in un posto diverso dal solito. Non avrà mai giocato in vita sua con un bambino. Ma certo, Mike, avrà giocato nell'arco della sua vita con qualche bambino. E sono sicura che andrà tutto bene. Ma Giacomo, hai mai giocato? Aiutatemi a spostare le cose. Ok, ci sono tantissimi giochi qua sotto il letto. Ha proprio ragione Diana. Beh ragazze, io vi ho spostato il letto, adesso tocca a voi a prendere il gioco. È vero Auri, andiamo. Certo Auri, che quel ragazzo è proprio bello. Lo so Diana. Cos'è che avete detto? Non ho capito. Donne delle pulizie però. Vabbè, ma c'è tanto da pulire, non ce la fa da sola. Ragazzi, Diana, Aurora, Pullo Giacomo, Mike e Laura mi hanno detto che posso giocare con voi. Uffa però, ma volevo stare io solo con Diana e Giacomo. Ecco, adesso ci mette anche la donna delle pulizie in mezzo. Beh Matilde, se vuoi giocare con noi, levati il grembiule, metti giù lo spazzolone e vieni qua a giocare. Va bene, adesso mi tolgo tutto. Qualcuno mi riesce a slegare il nodo qua dietro? Sì, vengo io. Ecco fatto. Grazie Diana, ma abbiamo quasi gli stessi capelli. È vero, fammela sentire. Sono morbidissimi i tuoi capelli. I tuoi sono un po' più lisci dei miei. Beh, a cosa giochiamo adesso? Tu non giochi a niente, perché noi amo giocare con Giacomo. Guarda quella cosa, io sono venuto qua per salutare Aurora. Voi mi avete chiesto un favore e io vi ho aiutato, però non dovevo giocare con voi. Fermo Giacomo! Tu puoi giocare con noi, possiamo spazzolare le bambole, possiamo fare tanti giochi e poi senti qua che sei muscoloso. Beh sì, lo so che sono muscoloso, ma poi questi sono tutti giochi da fare. Vabbè, ma possiamo giocare pure alle costruzioni. Con le costruzioni è tanto che non ci gioco. Quasi quasi 5 minuti di tempo potrei sprecarli. Ma sì, vieni qua, siediti qua nella seggiolina. Aurora, sai cosa ti dico? A me piace Giacomo. E anche a me Diana. Però secondo te è venuto a guardare te? No, è venuto a guardare me, se sto bene. Chiediamo a Giacomo chi è la più bella di me e te. Ok, Aurora, ci sto. Adesso tutte e due gli daremo un bacio. E lui dice chi è la più bella. No, 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 no. Io non bacio nessuno, No, 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 no. Non è un bacio vero, Aurora. Scusa, allora che bacio è? Prima bisogna mettere la benda. Dopo bisogna farlo sedere. E dopo bisogna mettere rossetto nelle punte delle dita. E poi? Dopo tu sarai da questa parte e io da questa. E dobbiamo dargli un bacino con le dita delle punte. Ah, adesso ho capito. Ci mettiamo il rossetto sulle dita e poi ci baciamo. Esatto, Aurora! Hai capito tutto quello che gli ho detto! Ci baciamo! Che cosa hanno detto loro due? Un bacio? Forse devo avvisare Laura e papà Mike. Sì, Diana, ci so. Adesso andiamo in bagno e ci mettiamo lo stesso sulle nostre labbra. Scusate, io devo andare in bagno! Vai, vai, pure! Ah! Aspettiamo che torni, Auri, e dopo andiamo io e te. Forse non sei andare in bagno. Forse là dentro c'è un rossetto. Vieni a guardare con me. Ma che stanno facendo con lei? Vabbè, fammi messaggiare un po' con la regina. Ma Aurora, dov'è questo rossetto? Tata, trovato! Sì, dai Diana, adesso mettiamoci il rossetto sulle punte delle dita. Ok Aurora! Guarda che bello. È bellissimo Aurora. Sta diventando un po' più bello. Diana, dai che ho quasi finito. Dai Aurora, però non usarlo
tutto. Tieni, ho finito. Oh, finalmente. Che belle stanno diventando anche le tue, però. Grazie, Aurora. Anche le tue sono molto belle. Quando gioco, però, sceglierà me. Intanto sceglierà me. No, però me. No, sceglierà me. Me, 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 me. Di baci? Aurora sta parlando di baci? Aspetta, chi è che sta parlando di baci? Aurora e Diana. Con chi? Con Giacomo? Sì, no, ma mi insulta, però. Assolutamente. Ma si sono baciati, allora dobbiamo finire, allora che piccolina, Devi dirci più dettagli. Calmi, non si è ancora baciato nessuno. Per fortuna Aurora non ha ancora baciato nessuno. E non dove mai fatto? Stavano parlando di mettersi il rossetto sulle punte delle dita. Stavano facendo una gara tra Aurora e Diana, chi è la più bella, per Giacomo. Oh, non capisco più niente. Soprattutto si sta parlando di baci. E Aurora, vi ricordo, Leoncini, che era fidanzata con Mattia. Diana? Aveva baciato John, se non mi sbaglio. Oh, un casino assurdo. Soprattutto sta succedendo tutto quanto col bullo Giacomo, che proprio non mi piace affatto. Sì, io vi ho comunicato per correttezza, come mi avevate detto. Sì, beh, in effetti noi te l'avevamo chiesto, però non pensavo fosse così drastica la situazione. Io te l'avevo detto, Laura, quel bullo Giacomo non è cambiato, è sempre cattivo. Sta mettendo Aurora contro Diana e sta cercando di farsi baciare da non una, ma ben due figlie mie. Per una volta, Mike, ti do ragione. Dobbiamo andare, prima che sia troppo tardi, nella cameretta di Auri e fermarli. Andiamo, Laura. Giacomo, ora te la vedrai con l'ex bullo Mike. Ma vado così, Laura? Sì, vai così, vai così. Ok. Allora, adesso dobbiamo spiaccicare le dita delle mani nella sua guancia. Sei pronta, Aurora? Sì, tantissimo, sono prontissima. Diana, però manca solo una cosa, una benda. Diana, ce l'ho là. Oh, che bella, Aurora. Adesso proviamo a metterla, se no il piano non viene. Oh, ma è bellissima. Dai, andiamo, Aurora. Giacomo, ma perché? Perché è un gioco. Ragazzi, non ci vedo. È fatta così, si mette così. Ha ragione, Aurora. Ragazzi, non ci vedo niente. Ma cosa state facendo? Diana, sei pronta a darmi un bacio? Certo che sì. Dai, diamolo. 3, 2, 1. Cosa state facendo voi due? Cosa? Aurora! Diana! E tu? Cosa hai fatto? Fammi venire lì, qua su, portami su, qua su! Cosa? Niente! Mi hanno questi sono baci! Guardate, questo è un bacio! Questo è un altro bacio! Ti sei baciato le mie figlie! No! Loro mi hanno bendato gli occhi! Che cosa? Leoncini! Che cosa ha combinato lui? È colpevole, vero? Sai cosa faccio adesso? Adesso te ne sono di santa ragione, capito? E voi, mi raccomando, intanto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate un mi piace. Ora ce la vediamo io e te, hai capito? Sai cosa ti dico? Ecco, girati e vieni con me. E voi due cosa avete combinato? Sedute qua tutte e due, veloci! Mannaggia voi! Non ci si può mirare, mi sono... Le mie mobile! Giacomo, dove sei finito? Aurora, sei pronta? Dobbiamo andare a fare la Ok, fretta messa, scherzo messa, possiamo andare? Sì. Mike, tu invece sei sicuro di voler rimanere a casa e non vuoi venire con noi? Tranquilla, Laura, tranquilla, non ti preoccupare. Sto così bene a casa. Yevau, non ci muoviamo da qua. No, io da qua non mi muovo, sto a casa con papà. Vabbè, ok. Mi raccomando, voi due, non fate casino. Aurora, dai, andiamo. Ciao Mai, ciao Pau! Ciao Pau, ciao papà! Oh, che bello, Leoncini! Se ne sono andate! Yeah!
inizia la festa. Mi raccomando però, prima iscriviti al canale, attivate la campanellina e lasciate tantissimi mi piace. Beh, l'avete fatto? Sì? Bravissimi! Ok, ma ora possiamo fare la cosa che siamo più bravi in assoluto a fare. Quindi, nulla. Oh, siamo qua tranquilli un po'. Mamma, cosa dobbiamo fare? Aurora, non ti devi preoccupare, devi fidarti di me. Andiamo. Laura, forse ti stai portando alle giostre? No, assolutamente no. Auri, questa volta dobbiamo andare a fare la spesa e non possiamo fermarci a giocare sulle giostre, altrimenti perdiamo tutto il giorno qua e non ci penso nemmeno. Ah, ok, scegliamo. Andiamo a fare un attimo pipì. Andiamo, Auri. Auri, tu vai a farla, io ti aspetto qua seduta. Veloce! Io e Aurora siamo appena arrivate al centro commerciale e lei è già corsa a fare la pipì. Ma io mi chiedo, non poteva farla semplicemente a casa? Ah, leoncini, voi mi raccomando, iscrivetevi subito al nostro canale, attivate la campanellina, ma soprattutto mettete tantissimi mi piace per non perdere nessun video. Oggi mi sento tanto sola, ma quella è Laura, seduta sopra la panchina. Cosa sta facendo là, tutta sola? Vado a salutarla. Calcolando. Ehi, Laura, cosa stai facendo qua? Sono un attimo qua in attesa perché siamo venuti per fare due spese. Comunque, in settimana, se ho bisogno del tuo aiuto per i compiti di Aurora, ti chiamo, eh. Scusami, ma sono molto impegnata con il lavoro oggi. Ah, va bene, vado via. Laura non mi ha nemmeno parlato, si vede che non c'è proprio Mike. Lui mi parla sempre, sarà che sono sua figlia. Ma quanto ci mette Aurora? È da 10 minuti che la sto aspettando qua fuori. Che si sbrighi. Eccomi Laura, ho fatto la pipì e mi sono anche pulita la sola. Bravo Aurora, si vede che stai diventando proprio grande. Ora però dobbiamo andare. Uffa, mi sto proprio annoiando. Dai, la Laura che è tardi. Ma c'è anche Aurora al centro commerciale. Adesso voglio proprio vedere cosa fanno. Laura, ma dove stiamo andando? È questo il bello. Stiamo andando in un bellissimo posto. Sì, te lo dico, in una gioielleria. Perché voglio farti un piccolo regalo. Anzi, un grande regalo. Per me? Non ci credo, Laura sta regalando a Aurora un gioiello. Uffa, lo volevo anch'io. E voilà, Auri, questo regalino è tuo, sei contenta? Però, devi fare la brava. Facci la brava. Me lo prometti? Sì. Promesso. Dai, tu. Scusaci. Giuro in giurello, me lo prometti? Sì, brava Aurora. Ne l'ha preso veramente questo regalo e a me non lo regala nessuno. Ho deciso, adesso vado a parlare con Aurora. Auri, dobbiamo sbrigarci perché il papà ci aspetta a casa. Aspetta che devo sistemarmi la stringa. Ecco fatto. Aspetta Aurora, ti devo parlare. Aurora, possiamo un attimino parlare da sole? Ah, va bene. Laura, parlo solo un attimo con Diana. Da poco arrivo. Va bene, Aurora. Pure al centro commerciale adesso. Cosa avranno da dirsi loro due? Io proprio non lo so. E siamo anche in ritardo. Papà Mike, appena arriviamo a casa, ci rompe perché siamo arrivati a casa tardi. Spero si sbrighi. Dimmi, Diana, perché l'hai chiamato? Perché prima Laura ti ha fatto un regalo e a me no. Non è giusto. Allora, dopo lo diciamo la Laura. Io lo voglio adesso il regalo. Ma cosa posso farci io?
Andiamo, dillo! Aurora, sai cosa ti dico? Adesso lo vado a dire a Laura. Ecco, adesso le confesso anche che io non sono una maestra, sono la figlia di papà Mike. Allora, sei mia sorella? No, 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 possiamo dire a Laura. Altrimenti, se lo scoprono, si lasciano per tante, tante, tante volte. E io non voglio che si separino. Non mi interessa niente, adesso lo vado a dire. No, lasciami, lasciami, lasciami andare, lasciami. Ai, Aurora, mi hai fatto male. Ti sta bene, adesso vado via e non ti angio. Oh, finalmente, Aurora, ma cosa avevi con Diana? Perché stavo litigando. Strano, tu che litighi con la gente, no? Quando mai? Andiamo a casa. Il papà ci aspetta. Ah, devi ancora spiegarmi comunque cosa è successo con Diana, perché io non l'ho ancora capito. Laura, sono cose complicate da ragazzi. Mike? Laura, stavo pensando una cosa in queste ore che mi avete lasciato da solo. La mia testa è da tilt. Sai cosa stavo pensando? Vi immaginate Mike che diventa una scimmia? Oh, sarebbe divertentissimo. Oh, abbiamo anche tanti alberelli in giardino, potrei andare su e giù per le liane. Mike, ti abbiamo lasciato solamente 2 ore da solo e guarda come ti ritrovo, in uno stato pietoso. Dai, Auri, vai in camera tua a giocare. E invece, te, Mike, hai sistemato tutto quello che ti avevo chiesto di fare? Non mi hai detto di sistemare niente, Laura! Guarda che ho le prove! Ci abbiamo fatto anche il video! E Leoncini, secondo voi Laura mi ha chiesto di sistemare? No, no, no! Questa volta non mi ha detto di fare niente! Mi hai semplicemente detto... Mai! Mi raccomando, non fare casino! E io non ho fatto casino, mi sono messo a pensare e ho fatto altre cosette che non ti dico. Ne sei sicuro? Perché io dietro di te vedo un cavo di una PlayStation. Ci hai per caso giocato? No. Ti stai sbagliando, Laura. Ti stai sbagliando. No, non ho fatto niente. Uffa, sono molto, molto, molto arrabbiata con Diana. Perché? Perché ha fatto questo? Ieri sono comportata sempre bene con lei. Però lei ha fatto una cosa che è sbagliatissima. Oh? Ma ci sono appena rientrate Aurora e Laura. Chi è che disturba ancora? Oh, sicuramente sarà qualcosa da pagare. Fammi vedere. Non vedo nessuno. Secondo me c'è qualcuno che mi sta facendo uno scherzo. Ma adesso chi sarà adesso? Scusa Mike, spostati. Dov'è Aurora? E che ne so io dove è Aurora? È appena arrivato a casa. Aspetta, stai tranquilla, calmati. Ciao, innanzitutto. Oh, come stai? Come stai, figliola? Tutto bene? Sì. Perché sei andata con Aurora? Non sono affari tuoi, sono affari da donne. Va bene, non voglio mettere in mezzo. Aurora e cameretta, non ti preoccupare, basta che non discutete, perché le liti fra sorelle non vanno mai a finire a buon fine, quindi vai tranquilla, dai, vai. Però mi raccomando, fate pace. Va bene, ci penso io, lasciami andare di là. Aurora, sono arrivata, adesso ci penso io a te. Oh no, Diana, ma come hai fatto a arrivare a casa così veloce nostra? Come ho fatto? Mi sono messa a correre velocissima. Diana, ti prego, non dire sputtinaggini. Lo sai se no cosa succede? La Laura e il papà Mike si lasciano per sempre. Non mi interessa niente, adesso vado dalla Laura a dire tutto. No, 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 non dire niente alla Laura. Aurora, Laura, io in realtà non sono una maestra. Come non sono maestra? E cosa sei allora? Sono la sorella di Aurora. Cosa? La sorella di Aurora? Sì, Laura, sono la sorella di Aurora, esatto. Ma è impossibile! Papà Mike
non ha altri figli. Diana, non dire bugie. Aurora, non sono bugie. Laura, adesso ti racconto tutto. Ma Diana, se quindi tu sei la sorella di Aurora, papà Mike, cioè Mike, che cos'è per te? Il papà. Fammi capire, come vi siete conosciuti? Cioè, nel senso, la tua mamma come si è conosciuto con Mike? In Nigeria. In Nigeria? E raccontami qualcosina in più. Lui stava giocando a calcio, no? E ha vinto la coppa. Dopo gli sono andata io e mia mamma l'ha conosciuto là. No! Ah, Aurora, ti prego, dimmi che non è vero! Sì, Laura, è tutto vero! Scusami se non te l'ho detto prima, ma ti sei arrabbiata! È certo che mi sarei arrabbiata! Ma secondo te scoprire dopo tanto tempo che papà Mike ha un'altra figlia, come dovrei prenderla? Leoncini, voi cosa ne pensate di tutta questa storia? Ecco, un altro dei suoi casini! Questo è troppo! Me ne vado da questa casa! No, Diana, non devi andare! Ah, così impari a spingermi per terra! E allora, perché fai così a Laura? Oh, sono rovinato! Avete sentito, Diana, cosa è andata a raccontare ad Aurora? Questo segreto non lo sapeva nessuno! Lo sapevamo solo io, Aurora e voi che ci seguite da casa! Se adesso Laura se ne va, io sono rovinato, come faccio? Cosa vado a spiegarmi che ho avuto una relazione passata che però era un po' ubriachello, non mi ricordo, però ero giovane che giocavo a calcio ed è nata Diana, però non mi ricordo neanche com'era sua mamma. Cosa gli spiego io? Perché hai fatto questo? Perché la Laura doveva sapere la verità. Però non potevi mandarla via di casa. E dopo tu stai da sola. Ma tu non mi importa niente. Oh, io adesso non ne voglio più sapere niente. Prendo il mio zaino, i miei vestiti e me ne vado via di casa. Ecco, non ho neanche lo zaino. Guarda che casino, guarda che casino. Nessuno mi aiuta mai a fare niente qua. Laura, possiamo parlare un attimino io e te, per favore? No, che non possiamo parlarne, Mike. Forse non l'hai capito. Io e te ci siamo lasciati. E per sempre. Non voglio mica avere a che fare con qualcuno che non mi dice mai la verità. Questi, vabbè, metto dentro questi qua. Ma no, Laura, cosa stai dicendo? Mi è solo sfuggito un piccolo dettaglio. Ma stai a guardare tutte queste cose, ma è una stupidaggine, no? Una bambina in più, una bambina in meno. Cosa vuoi che sia? Che cosa? Spero tu stia scherzando, Mike. Una bambina in più, una bambina in meno. Oh, non mi dici mai niente e io ora sono stufa. Quindi, addio. Me ne vado. Senti, Diana, adesso come stanno litigando papà e la Laura. Tutto questo solo per colpa tua. Non mi interessa se stanno litigando, ho solo detto la verità. Mi sei proprio una tipatina. Addio a tutti! Aurora, io non ne voglio più sapere di papà Mike. E anche voi, Leoncini, non mi rivedrete mai più insieme a lui. Io mi devo salutare. Me ne vado via da questa casa. Oh no, Leoncini, aiutateci a fare ritornare la Laura. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e mettete le tante mi piace. Vado a dare un bacio a papà Mike perché sta piangendo. Ma è già ancora chiusa questa scuola, ma sono sempre io quello che arriva puntuale. Ciao Mattia. Oh, ciao Diana. Come stai? Bene, e tu? Bene. Mannaggia, non hanno ancora aperto le porte. Vabbè, vado a fare compagnia al mio compagno di classe Mattia. Ma hai visto? È chiusa la scuola. E cosa devo fare? Vai, Diana, aspetta.
aspettiamo che arriva Aurora, così vediamo se sa qualcosa. Va bene. Auri, sei pronta per questa gita di scuola allora? Beh, è una cosa bella, andate allo zoo. Però non ho capito perché vi hanno fatto venire alle 4 del pomeriggio. Boh. Ah, guarda, c'è anche Mattia e Diana. Ciao ragazzi, ma cosa fate qua fuori? Oh, ciao Aurora, ti stavamo aspettando. E comunque è chiusa la scuola. Non so cosa è successo, non sto più aprendo. Ho provato pure ad aprire la porta. Hai ragione Mattia, siamo venuti qua puntuali, ma era ancora chiusa. Ragazzi, eppure vi ho detto io di arrivare qua alle 16 del pomeriggio. Mi sembrava di aver letto l'orario giusto. Fatemi controllare un attimino. Papà, spero per te che hai fatto giusto. Dai Mike, controlla veloce. Sì, ma Mike, ma tu sei sempre il solito. Ehi, state calmi ragazzi, la scuola è vostra, non dovrei sapere io i vostri orari di queste gite. Allora, sì, alle 8 il 16. Ragazzi, ho invertito il giorno con l'ora, quindi voi dovete essere qua alle 8 della mattina il 16 e non il 16 l'orario. Non so se avete capito. Ma papà, si è fatto bene oggi lo già. E adesso come facciamo? I miei genitori adesso se vado a casa mi sgridano. Cavoli, non ci voleva. Papà Mike, fatti perdonare. Esatto papà, adesso ti porti tu allo zoo. Ma come devo portarvi io allo zoo? Ragazzi, innanzitutto state calmi, non è colpa mia. La scuola è vostra, non è mia. Dovete sapere voi gli orari. E poi dove vi porto lo zoo che sono le 4 del pomeriggio? E allora Mike, adesso ci porti al McDonald's a mangiare qualcosa. Sì, bella idea Mattia, vado a farti 5. Oh, grazie papà. Ti voglio tanto bene. Ma Diana, io non ho detto che vi porto al McDonald's. Ragazzi, non è che sono un banco, ma ti chiedo McDonald's per tutti. Siete impazziti. Ehi Mike, e allora glielo dico alla Laura che hai fatto saltare la scuola ad Aurora. Sì, lo dico io alla Laura che tu hai fatto saltare la scuola. Oh, no, non dovete dire niente alla Laura. Vi immaginate se glielo dite che per colpa mia ho sbagliato orario ed Aurora ha saltato scuola. Ragazzi, vi porto al McDonald's. Venite con me, non vi preoccupate, però dovete stare qui. Sì! Leoncini, ciao! Come state? Oggi Aurora è andata in gita allo zoo. Voi ci siete mai stati a vedere tutti questi animali strani? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Ma soprattutto, ciao che mi state guardando, iscrivetevi subito al nostro canale, attivate la campanellina e mettete tantissimi mi piace per non perdere nessun video. Mike, scusami, ma dov'è il McDonald's? Stai calmo, ti ho detto che vi portava al McDonald's, vi porta al McDonald's. Ma io ho troppa fame. Anche io ho tanta fame nella vita, però sai cosa devo fare? Devo attendere. Quindi devi attendere anche tu. Dai, siamo quasi arrivati. Stai calmo, siamo arrivati. Aurora, hai visto che i maschi litigano sempre? Non so che litiga. Devi darti una calmata. Ehi, ma scusami, io ho fame. Basta, non si litiga. Sempre questi ragazzi in mezzo. Mattia, fai vedere che noi siamo uomini, che noi possiamo litigare quanto volete. Se volete mangiare, vi ricordo che se volete mangiare al McDonald's dovete stare calmi, perché io qua sono l'unico che sono lì. Quindi state calmi. Allora tutta la presenza. Sì, papà, hai capito cosa ha detto Diana? Se non ci porti a me, che io dico tutto l'aula. A proposito, fammi sentire Mike se la bambina è andata volentieri questa mattina a scuola. Almeno speriamo risponda. Andiamo, brontoloni tutti e tre, che si è chiaro. Aspettate, sta suonando il telefono. Ragazzi, mi stai chiamando Laura? Cosa devo fare? Mike, rispondi e fai finta di niente. Papà, stai tranquillo, dice Laura che io sono andata già e sto bene. Sì, dille che va tutto bene, però ci porti al McDonald's. Dai Mike, rispondi! Ho capito! Pronto Mike? Pronto! Perché mi stai rispondendo in questo modo strano?
C'è qualcosa che non va? Ciao, Laura! No, niente, perché? A proposito, Aurora? No, l'Aurora! Ah, sì! Aurora è andata, vero, allo zoo? È andata allo zoo! Ma c'erano tutti anche i suoi compagni di classe? Sì, c'erano tutti i compagni di classe. C'era Mattia... Sì, anche mia figlia Diana c'era. Ah, ok, quindi è andato tutto bene, vero? No, è tutto bene, nessun problema. Va bene, d'accordo Mike, io torno a fare le mie commissioni. Mi raccomando, non fare casini come al solito e vai a casa. Certo Laura, vado a casa, dove vuoi che vada? In giro, al centro commerciale? E poi non è che faccio casini tutti i giorni. Ogni tanto potrei fare qualche marachella, però sono migliorato, è da tanto che non faccio danni. Ciao Laura. Ragazzi, tutto ok? Laura ci ha creduto. Oh, possiamo andare al McDonald's, però mi raccomando, Vai, vuoi sceglierlo di te. Quella là si arrabbia con me dopo. Oh, guarda Diana, qua sotto c'è il Mac. E qua c'è l'Old Wild West. Oddio, ma come hai pronunciato quel nome? World Wild West? E comunque neanche tu l'hai detto giusto. Però vabbè, non fa niente. Ragazzi, ci dice un Wild West. Aurora, come pronunci il nome? Quindi ragazzi, volete venire qua al Wild West o volete andare al McDonald's? Tale padre, tale figlia. Andiamo al McDonald's, Mike. Ma povero papà Mike, deve spendere i soldi per io, Mattia, Aurora e forse anche per lui. Papà, il panino e le patatine. Sto prendendo le patatine, non funziona sto coso. Allora. Mike, non sai niente. Si scherza questo per il patatine, eccole qua. Io voglio due patatine. Beh, a me Mike me ne basta una, però col ketchup. Papà, prendi le patatine. Tranquilli, adesso ne prendo per tutte le patatine, però scelgo io quante mangiarne, Dai, ragazzi, non vi preoccupate. Leoncini, forse si arrabbieranno un pochino. Io ho preso le patatine, però adesso vedete. Dai, seduti su, arrivano le patatine. Ah! Pronti ragazzi, ecco, grazie signora. Oh, ecco voi le patatine. Va bene? No. Perché no? Sono organizzato una, noi ne avevamo chieste tre. Calmatevi, le condizioni erano diverse. Mi avete detto, papà Mike, ci porti al McDonald's? Io ne ho portato al McDonald's e ho preso la cosa più economica. Beh, allora se volete mangiate, io inizio a mangiare. In qualche modo dovevo pregarmi. No papà, io volevo un salino, poi ketchup, la maionese, la Coca-Cola. Certo che papà Mike è sempre il solito tirchio. Quanto sei tirchio, amico mio? Mattia, io vi ho portato anche, guardate che ce ne sono ancora tante, ragazzi, guardate. Potremmo mangiare anche due giorni di fila. Ma cosa? Sono due patatine, contate. Anzi, guarda, adesso è una in meno. Manca l'ultima patatina. Sarà mia. Sicuramente la mangerò io. Io sono più veloce e nessuno riuscirà a prendere la mia patatina. Dopo che le ho comprate, avete pure mangiato tutte le patatine. Beh, mi dispiace Mike, adesso vado al supermercato a prenderle, come fa Johan. Ciao! Mattia, Aurora, Factory! No, Aurora, Mattia, Diana! No, di nuovo al supermercato! Vanno là dentro, quelli fanno un altro furto stavolta! Non posso restare di nuovo! No, adesso lo chiamo io! Via! Apritemi, dai, veloci! Ragazzi, dove sono le patatine? Le patatine dovrebbero essere nel reparto snack. Quindi sarebbero di là. Dai, andiamo! Oh, Mattia, sei il fidanzato perfetto. Leoncini, non potete capire quanto è rilassante fare la spesa senza Aurora, Bau e Mike. Sentite,
Non c'è neanche un po' di casino. E già che ci sono, devo prendere l'acqua per l'asilo di Aurora. E pensandoci bene, mi servirebbero tantissime cose, come ad esempio la Coca-Cola, il sugo, le patatine, i popcorn, la pasta, e il tonno, la panna, il prosciutto. Vabbè, andiamo. Ah, dove si sono cacciate adesso Diana, Aurora e Mattia? Questo non è il reparto patatine. Perché sono le gallette di riso? Anche queste sono buone, sono anche più salutari. Quei tre scombinano sempre uguali. Questa volta devo fermarli prima che compiano un altro furto. Oh, quante patatine! Oddio, c'è l'imbarazzo della scelta. Guarda quante patatine ci sono. Tu quale vuoi? Io voglio questa. Io voglio queste. Sono buonissime. Io voglio queste. Oh, veramente, anche queste sono molto buone. Queste sono buone, sono del tuo formaggio. Ho l'imbarazzo della scelta e comunque, forse hai ragione Aurora. Le ho assaggiate tanto tempo fa ed erano buonissime. Mettiamo giù queste. Sì, Mattia, mangiamo queste insieme. Certo, Aurora. Ragazzi, ricordatevi che ci sono anch'io. E comunque io ho scelto queste sempre al formaggio. Loncini, a voi quelle patatine vi piacciono? Scrivetelo sotto nei commenti. Iscrivetevi subito al nostro canale. Attivate la campanellina. Lasciate tantissimi mi piace! Quale scelgo, Leoncini? La lemon soda o l'arancia? Tu che gli oncini ti do io gli oncini, dove sei? Metti giù queste cose, ma cosa pensi di fare, Mattia? Sei impazzito! Dove andava questa adesso? Dove l'hai presa questa? Da qua! Ma questa dove l'hai presa qua? Dove siete finiti? Io non lo so, io sono qua da solo. Dove sono Diana e Aurora, Mattia? Parla! Non lo so! Come non lo sai? Certo che lo sai! State facendo qualche marachella? Perché siete scappati via dal McDonald's e siete arrivati qua? Credo che sono nel reparto patatine! Patatine, ancora che mangiate le patatine, non vi sono bastate quelle che vi ho preso? Io non ho detto niente. Erano tante quelle che ti ho preso, vero? No, però. Pensavo si stessero cercando Aurora e Diana. Andiamo al reparto patatine, sbrigati! Papà, Mattia, siamo qua. Ci vedete? Ci vedete? Ragazze, ma dove vi eravate cacciate? Scusate. Mattia, avevi detto che erano reparto patatine, non è vero? Tu frequentando quel teppista di Johan, stai diventando peggio di lui. Guarda che sai cosa faccio, ti faccio lasciare con la mia bambina, hai capito? Non siamo più amici io e te fra poco se continuerai a fare così. Andiamo, sbrigatevi che dobbiamo cambiare zona, perché manca solo che troviamo Laura. Ma cosa stai dicendo, papà? Laura sarà a casa. Ma secondo te venite in questo posto a fare la spesa? Voi ascoltate me e andiamo via da qua. Ma dove vi eravate cacciate? Scusate. Sento delle voci simili a Mike. Ma no dai Laura, non può essere. Mi ha detto che andava a casa, ha accompagnato Aurora a scuola per andare in gita ed è tornato a casa. Dai su, tu però intanto questa è pista di Johan. Questa è la sua voce. Fatemi andare a controllare un secondo. Nascondetevi qua. Mike, ma questo sei tu! Cosa ci fai qua al supermercato? Oh, ciao Laura, non ti avevo nemmeno vista! Sì, sono qua io al supermercato, ma sono passato solo perché, sai, di solito bevevamo la Coca-Cola e invece da oggi sai cosa voglio fare? Voglio iniziare a bere la Pepsi. Dicono faccia meno male. Ma se la Coca-Cola non l'hai mai bevuta in vita tua, perché adesso se ne stai addirittura controllando? Capisco dalle merendine, ma addirittura trovarti in questo reparto mi sembra affatto strano. C'è qualcosa che mi devi dire? Sì, in realtà sì. Volevo dirti che la Coca-Cola senza zuccheri farebbe ancora meno male forse, però sono incerto su quale prendere, se questa qua o comunque sempre la Pepsi. Questa qua Laura, dicevo. Però sai cosa? Forse hai ragione Laura, non è il momento giusto, quindi tu non ti preoccupare, girati, prendi il tuo carrettino, vai a fare la spesa, ci vediamo a casa, hai ragione, faccio sempre danni. E tu dove vai adesso? Vado di là, io vado di là, ciao Laura. Va bene, vado a fare la spesa. Ma adesso cosa vogliamo fare? Papà, io non so niente. Boh Auri, io non lo so. Ragazzi, venite veloci,
Ragazzi, avete visto? Sì, non poteva capitare una sfiga più totale di così. Sì, abbiamo trovato Laura, l'unica persona che non doveva affatto vedere che siete rimasti a casa della scuola. Ah, se ci vede, io già ve lo dico. No, io non c'entro, vero? No, no, sì, no. Tu c'entri, sì, hai sbagliato tu l'ora. Ragazzi, io avevo comprato le patatine a voi tre. Erano pochissime. E cosa c'entra? Sono sempre patatine, non avete detto che ne volevate tante, scusami. Ragazzi, gioco di squadra allora. Se ci beccano, è colpa vostra. Se non ci beccano, grande Mike. No, papà, non funziona così. Tu hai fatto saltare scuola, quindi è colpa tua, in ogni caso. Ben detto, Aurora. Però noi non vogliamo essere sgridate dalla Laura, perché è colpa tutta di papà Mike. Questa volta, se dovrei dire, hanno ragione le ragazze, Mike. Che pessimo amico che sei, Mattia. Si dà sempre ragione ai maschietti, no, alle ragazze. E comunque, basta far piano. Quindi mi raccomando, ragazzi. Uno, due, bravo, fai come me. Non facciamoci sentire da Laura e usciamo da questo supermercato. Piano, mi raccomando, eh. Dai, ragazzi. Wow, ma guardate che belle queste ciabatte. Quasi quasi, gliele regalo a papà Mike e a Aurora. Anche se per Aurora credo che non ci sia il numero. Sono fantastiche! Oh, prese! Ci sono anche i bigliettini da visita. Quasi quasi gliene abbino uno. Questo, col cagnolino, così cane, cane. Oh, sono troppo felice, bellissimi! Ma cosa stanno vedendo i miei occhi? Quelli sono Mike e Aurora. E Mike vuol dire che mi ha detto una super bugia. Sapete cosa faccio? Adesso vado là e li prendo io alle spalle. Così gli faccio una bella sorpresa e li sistemo per le feste. Questi due li vedete? Non glieli compro nemmeno. Li rimetto giù. Basta. Mi dice sempre le bugie, Mike. Deve finirla. E Aurora, perché non è andata a scuola? Faccio una corsa e li prendo da davanti. Mike, ti ho beccato finalmente. Mi sembrava strano che tu fosse venuta al supermercato per comprare della Coca-Cola che neanche ti piace. E Aurora, perché non è andata a scuola ed è qua con te? Oh, ciao Laura! No, ti posso spiegare. Allora, i ragazzi dovevano andare allo zoo e infatti guarda, guarda, ci sono gli animali, hai visto? Oh, Mike, penso che Laura ti abbia scoperto. Laura, non è colpa mia, è colpa del papà. È vero, Laura, è lui che ci ha fatto sbagliare l'orario di scuola. Noi non c'entriamo niente. Non me ne frega niente delle vostre parole, quelle di Aurora, di Diana, di papà Mike e pure di Mattia. Ora vi faccio vedere io gli animali, altro che lo zoo. Venite qua subito. Ragazzi, voi iscrivetevi al canale, ci vediamo nel prossimo video. Lasciate un mi piace. Laura, sei buona. Laura, no. No, 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 arrivo, arrivo, arrivo. Vi conviene scappare perché vi prendo. Stiamo per diventare ricchissimi. Secondo i calcoli dovremmo essere quasi arrivati. Non so dove, papà, però. Papà, papà, quando siamo arrivati? Manca poco, Auri, stai tranquilla, manca poco. Solo andiamo. No, Auri, te lo dico proprio io. Teoricamente non manca molto, anzi, siamo praticamente arrivati in questo posto dove dovrebbe esserci un tesoro super gigante. Almeno ne parlavano alla televisione. Wow, non vedo l'ora di vederlo. Papà, sono stanca. Tranquilla, Auri, ho un'ottima notizia. Siamo arrivati. Sì, Mike, ma lo vedo molto impossibile che il tesoro sia proprio qua dove siamo noi tre, perché non c'è assolutamente niente. Guardate anche voi, leoncini, non c'è niente. Oh, non c'è proprio nessuno, siamo gli unici. Laura, è tesoro la sabbia! Ma Aurora, ma cosa stai dicendo? Come fa a essere la sabbia il tesoro che stiamo cercando? No, la Laura, è vero tesoro, Ma finisci di dire bacianate, Aurora!
ci sarà sicuramente un baule pieno d'oro, pieno di diamanti. Oh, ti prego, qualche merendina dentro, in modo che così ci salziamo per tutta la camminata che abbiamo fatto. Mike, però non è possibile che pensi sempre a mangiare e mi occhietti tutto di cibo, così diventi cicciolo come maiale. Dai, smettiamola di chiacchierare, andiamo a cercare questo tesoro. Sì, sì, ha ragione Laura, andiamo a cercarlo. Beh, l'unica cosa da fare adesso è seguire il mio inestimabile, ineguagliabile fiuto. Sì, ragazze, troverò il tesoro con il naso. È grande, serve a qualcosa. Venite con me. Sempre il solito, papà. Sì, dobbiamo andare di là. Venite con me. Aspettaci! Non abbiamo ancora trovato niente. E io ho tanto caldo. Ha ragione, Aurora. A parte il caldo, ma secondo me davvero ci hanno ingannato. Su questa spiaggia non c'è assolutamente niente e stiamo girando a vuoto, Mike. Sto quasi per darvi ragione, ragazze, però guarda, Lauretta, col tuo consenso scarico veloce un'applicazione. Fidatevi di me. E che ho fatto? Sapete cosa ho scaricato? Un super metal detector. Ora basterà andare così col telefono e appena si illuminerà capiremo che c'è il telefono, che c'è un tesoro sotto, no? Il telefono. Ti piace come idea? Io non conosco questa cosa, però io li fido di te, papà. E io invece ti dico un'altra cosa. Hai voluto prendere il mio bellissimo telefono, così da niente, senza neanche il mio consenso, e già scaricato un'app, Aurora. Ma si potrà fare così? Assolutamente no! No, è vero, Laura, ha ragione. Vabbè, dai, facci vedere come funziona. Ci siamo quasi, sta funzionando! Sta suonando! No, no, Aurora, fai toccare a me, fai toccare a me. Siamo quasi arrivati. Ecco, fa lei e adesso perdiamo tutto. Ragazzi, siamo lei, è qua, è qua, è qua. Aurora, è qua, chi dice che è qua? Oh, guarda, dice che è qua. Scavate, scavate. Con cosa devo scavare? Con le mani, vabbè. Aurora, dai, Aurora, dammi una mano, scaviamo. Con le manine, Auri, scava, scava, non ti preoccupare, amore. Come i cagnolini. Scava, scava, amore, scava, scava. A me sembra che non troviamo mai niente qua, Laura. È mezz'ora che scaviamo. Papà, vedete cosa li vede? Oh, guardate gli uncini. Il tesoro. Come tesoro, ma che razza di tesoro è questo, Leoncini? In effetti non è chissà quanto bella, però al posto di venire a essere a mani vuote, un tesoro c'era. Era una paletta. Forse troviamo qualcos'altro. Auri, sai cosa ti dico? Ora andiamo a fare una bella buca io e te. Lascia per Laura, no? È quella brontola sempre. Devi saperti divertire anche con le cose piccole. Papà! Ah, va bene, allora iniziamo qua, va bene Auri? Inizio io, inizio te, tieni, dai, fai tu. Ma ti sei già sporcata tutta la faccia di sabbia, Aurora, ma dai, dai, scava, 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 Auri. Tu tiri la sabbia e io faccio il castello. Ma devi tirarmela di qua la sabbia però, Aurora, dai. Dai, veloce, su. Uffa, ma ragazzi, ma io voglio andarmene via da qua. Siamo venuti solo per un determinato scopo. Cercare il tesoro, non per giocare. È una bruttissima idea, non vi appoggio per niente. Sapete anche cosa vi dico? Mi faccio compagnia insieme a un altro personcino. Scherzo, un cagnolino. Oh, cosa vuoi da me? Fammi compagnia. Allora siamo diventati ricchi? Purtroppo no. E soprattutto Mike e Aurora vogliono fermarsi a giocare sulla sabbia e io non ci voglio stare. Vabbè, quindi fammi compagnia a te. No, proprio tanta voglia, però va bene. Vabbè, sei costretto, va. Oh, mi siedo proprio qua vicino a voi. Aurora, muoviti a giocare, che non ho intenzione di star qua ancora per molto. Ma Laura, no, perché vai via?
No, vado via se voi rimanete qua. Anzi, vi lascio proprio qua da soli. Auri, guarda, guarda che le due sempre che discutono. Aurora, guarda che cosa ho trovato un pallone. Sei pronta, Auri? Prendilo, Auri. Mike! Non sono stato io, te lo giuro. No, l'ho colpito. Come fai a non essere stato tu se qua non c'è mai nessuno? È stato il vento. Bravo, papà. Così l'hai colpita. Laura ha fatto bene, così non brontoli più. Aurora, vedi di non incominciare anche tu come tuo papà, eh? Già vi avviso. E tu, puoi riportarci a casa, per favore? Guarda, sta diventando persino buio. Ah, in effetti sta diventando alquanto buio. Manca solo che venga su qualche temporale o qualcosa di strano. Sai cosa ti dico, Lauretta? Va bene, ridammi indietro il telefono. Così trovo il con il navigatore e la macchina. Che non mi ricordo minimamente dov'è. Oh, meno male si va a casa. Sì, ma Mike, il telefono non ce l'ho io. Ce l'avevi tu. Laura, guarda che te l'avevo dato il telefono. No, Aurora, ce l'hai tu il mio telefono? No. Se non ce l'hai tu, non ce l'ho io, non ce l'ho mai. Mi hai perso il telefono, Mike. Vai a vedere in spiaggia. Il mio telefono! Aurora, vieni con me! Andiamo a cercare vicino all'acqua! Laura, veloce, veloce! Che sta salendo l'acqua! Ma dove può essere il mio telefono? Vediamo qua! Mike, ti uccido! Laura, io ti ricordo che tuo telefono ce l'aveva il tuo papà! Suo papà o io? Mio papà! Ah, oh, ok, ma Leoncini, io non ho niente! No, queste sono solo le conchiglie che mi ha messo in tasca Aurora, quindi non penso sia un telefono. No, non squilla. Dove può essere andato? Guarda Mike, non scherzare con me con quelle conchiglie. Io so solo che siamo persi in mezzo al nulla, eppure senza il mio telefono. Tu spiegami, tra poco arriva buio e non abbiamo neanche un mezzo per poter tornare indietro. Vabbè, Lauretta, ti apri un finanziamento e ne compriamo un altro. Che problema c'è, no? No? Assolutamente no. Allora, ragazze, siamo in una situazione alquanto brutta. Alquanto brutta, bruttissima. Io direi di dividerci. Mike e Aurora da un lato, Laura da sola dall'altro. No. Io e Aurora insieme e tu separato. Va bene, dai, tiriamoci su. Allora, io vado di là e voi andate di là. Ci state? Sì, ci stiamo. Auri, ci stai? Sì. Ok, perfetto, Mike, ci stiamo. Ragazzi, ma cosa fate di nuovo qua? Mi state seguendo? No, Mike, non abbiamo fatto lo stesso giro. Come facciamo a ritrovarci di nuovo qua? Aurora, chiediglielo anche tu. Sì, noi non stiamo facendo un giro come te. Vuol dire che siamo tipo su un'isola deserta. Ma ci siamo persi. Aiuto! Aiuto! Moriremo qua, lo so, moriremo qua! No, papà! Mike, ci siamo persi! Cavolo, ci siamo assolutamente persi su un'isola deserta! Dovete stare calme! Guardate me! Ho sempre la situazione sotto mano! Adesso non vi preoccupate! Non so cosa dobbiamo fare! Leoncini, mi raccomando! Iscrivetevi al canale e se non pubblichiamo più video, mi raccomando, chiamate i soccorsi, chiamate qualcuno e fateci venire a prendere. Diteli che siamo su un posto con la sabbia, con il mare, con Aurora. E Aurora, ma dove siamo qua? Non so. Ma come non lo sai? Non lo sappiamo. Insomma, chiamate aiuto, fate qualsiasi cosa, ma soprattutto, ma capito che sembra una spiaggia questa? Chiamate aiuto e iscrivetevi al canale per aiutarci. Mi viene da piangere. Papà Mike, Aurora, andiamo da un lato della spiaggia, destra o sinistra, una qualsiasi, e poi appena arriveremo su una strada chiederemo aiuto a qualcuno. Muovetevi. Laura, mi fanno male i piedi. Ti capisco Aurora, stiamo camminando da tantissimo. Non riesco più. Auri, ti prego, non cadere proprio ora. Mike, sbrigati, vieni ad aiutarci! La situazione è molto grave! Su!
sono due giorni che camminiamo, non ce la faccio più. Sto morendo di sete. È salatissima. Aiuto, leoncini!